Benvenuti, benvenuti in questo video. Mi chiamo Davide e oggi sono qui, dopo un anno di me, in questo canale per raccontarvi una storia, la mia storia. Bella ragazzi, sono Darkatch e benvenuti qui nel mio canale, nel mio piccolo mondo. Dopo un anno di me, di voi, di tutto. Oggi sono qui per festeggiare il compimento del mio primo anno in questo canale, assieme a voi, una fantastica famiglia che mi accompagna ogni giorno in questo fantastico viaggio. Cosa stiamo aspettando? Spegnete le luci, alzate il volume ed entrate anche voi a far parte del video. E sigla! Ebbene sì, magari il 99,9% di voi non sa che il mio primo video in assoluto risale al 12 maggio 2011, più di 3 anni fa, su un canale chiamato Davids96, un video dove suonava a massima difficoltà una canzone di Sum 41 su Guitar Hero. Il video in sé non riscontrò un grande successo, siccome non era né commentato ed era registrato con un semplice telefonino, anche se ancora ai tempi non c'erano molti youtubers e i commentary si stavano appena diffondendo in Italia. Purtroppo quel canale non durò più di tanto, avevo 15 anni e solamente un pensiero fisso per la testa, entrare a far parte del clan degli Eiffel. Chi sono gli Airflex? Beh, ora non si può dire molto di loro, siccome purtroppo con gli anni si persero pian piano fra loro, ma ai tempi d'oro erano uno dei clan di cecchini più forti in Europa. Portarono il Quickscope in Italia ed erano composti da alcuni youtubers che ancora tutt'oggi sono presenti nella community, come la Malagante, Zoda, Onizuka, Ron, chi prima chi dopo fecero parte in moltissimi di quello splendido clan. It's no surprise I won't be here tomorrow. I can't believe that I stay till the day. La mia passione per Call of Duty iniziò grazie a Strategico Call of Duty. Cioè, ci pensate, molti youtubers italiani iniziarono grazie a lui. Ora per molti non è nulla, ma pensateci a modo. Una persona, non fortissima, ma che a sua volta riusciva a trasmettere davvero quello che gli piaceva a chi lo guardava. 20 novembre 2011. Non passò molto tempo che decisi così di aprire un altro canale e diventare un DJ. Aprì così il canale di DJ Davids. Lo so, anche la musica non faceva per me. Anche se però non so come era attratto davvero tantissimo dalla musica, dai suoni che produceva, dai suoni che riuscivano a farti emozionare, farti scatenare, motivarti. Neanche il tempo di un mese che da DJ ritornai sulle orme del gameplayer, creando così un montage, non più presente su YouTube nel vecchio canale, ma ancora presente su questo. Anno 2012. Dopo una lunga pausa da YouTube, torno. Torno motivato. Motivato di riuscire anch'io a trasmettere quello che davvero mi piaceva a chi mi seguiva, a chi aveva i miei stessi hobby. Nasce il canale di Capocaccia. Il primo video fu un commentary su Halo 4, nella modalità infezione.
già da subito partì con l'idea di proporre quello che davvero mi piaceva. Quel canale infatti riuscì ad andare avanti per quasi un anno, contando più di 50 video. Ma cosa mi spinse davvero a cambiare canale? Verso fine anno mi resi conto che portando titoli diversi da Halo, le persone che mi seguivano si lamentavano molto, costringendomi così a non fare più quello che volevo io, ma quello che volevano loro. Marzo 2013. Cominciai così a convincermi che il canale ormai non apparteneva più a me, portandomi all'idea sempre più di abbandonare, mille progetti per la testa e zero voglia di portarli. 21 marzo 2011. Modena. Una giornata come le altre, ma che mi fece vedere YouTube con occhi diversi. Il 27 agosto 2013, possiamo chiamarlo l'inizio della vera storia, dove decisi di fare le cose per bene, ora o mai più. Ho ancora molto da imparare, e molto imparo ogni giorno. Quest'anno ho avuto dei momenti no, ma moltissimi momenti cazzo sì, molte soddisfazioni, molti desideri avverati e moltissimi obiettivi ancora da raggiungere. Grazie a voi che credete o avete creduto in me. Grazie alla mia famiglia, grazie a lui, grazie a lei, grazie a te che stai guardando questo video, grazie a tutte le persone che ho conosciuto e che conoscerò in questo fantastico cammino, ma soprattutto grazie a chi ha sempre creduto in me. Grazie anche a te, Gabri. Come puoi vedere, a volte un piccolo gesto può dar vita a grandi cose. Oggi ero a Grande Emilia Modena con la mia morosa e praticamente mi si è avvicinato un tizio, mi fa: scusa, sei Gabbo? Io ho detto sì, puoi fare la foto con me? E gli ho detto di no e mi è dispiaciuto tantissimo. Infatti mi sono seduto un attimo perché stavo un attimo discutendo con la mia morosa su una cosa abbastanza delicata e quindi mi è venuto da rispondergli no. Non ho risposto male, per l'amor di Dio. Però poi dopo l'ho cercato per il Grande Emilia per 5-10 minuti, l'ho trovato e ho fatto la foto. Ragazzi, mi sentivo troppo in colpa, gli ho detto anche lui, non riuscivo a dormire, ma anche perché è stato gentile, diciamo, quindi è stato carino, quindi mi è dispiaciuto tanto. Quindi io comunque lo saluto e lo ringrazio per non avermi mangiato la faccia. Perfetto. Se ti ci metti con impegno puoi raggiungere qualsiasi risultato.